Al primo parametro, beh, tu già lo sai, ma 26-10 il passaggio di Lochte, 26-59 per quello di Rogan. È vero che uno ha chiuso 49-86, l'altro 49-05, però insomma è indicativo, no? Sì, sì, sono già 6-5 decimi nei primi 50 metri. Sono 50 metri con una virata in mezzo, è vero, però. Eccoli. Il primo a entrare sarà Ashley Delaney, l'australiano che ha nuotato. L'ultimo tempo per accedere a questa finale. Tempo di qualificazione 1.53.6 contro 1.52.7 di personale per l'australiano, che vive qui la prima grande competizione internazionale, esclusi i panpacifici, ma insomma diciamo di livello mondiale. Stanislav Donets, un buon mondiale per lui. Lucas Salatta è un atleta che abbiamo già visto, fa parte a corrente alternata della nazionale maggiore del Brasile, a tratti in grado di andare molto molto veloce. Randall Ball, i 200 sono la gara più lontana da quelle che sono le sue preferenze, nel senso la gara più lunga meno gli appartiene rispetto ai 50 che predilige, ma può battersi in vasca corta anche con Gregor Tite, che qui veste i panni dell'unico difensore dei colori dei padroni di casa, Ashwin Wildeboer, uno dei fratelli Wildeboer. Personale da 52-12, cominciamo a essere tra quanti possono battersi per il terzo gradino del podio, per i primi due, in teoria, sulla carta. Soltanto Marcus Antonius Rogan e Ryan Lochte. Prego. Sta già ispirando, preparandosi alla gara anche sotto questo profilo. Credo che abbia mal digerito proprio la performance dei 100, la cattiva performance dei 100. L'austriaco personaggio veramente molto molto particolare, dotato anche di una certa estroversa genialità, però il colpo l'ha subito, insomma. È rimasto molto male dal quarto posto dei 100, nonostante sia arrivato al personale. Questa gara interessante, Marcus ha sempre dichiarato di voler andare alle Olimpiadi per vincere, per cercare almeno di portare a casa l'oro, e qua si trova quello che l'anno scorso si rivelò come il miglior dorsista del mondo. Prima verifica, è vero che in vasca corta probabilmente Lochte guadagna ancora un po' rispetto a lui, perché Lochte fa delle virate veramente incredibili, sì. Marcus è molto bravo nel genere, ma insomma di là proprio un fuori classe. Cuffia gialla per Marcus Rogan, l'austriaco che nuota a Roma, subito sopra Ryan Lochte. E qua c'è il primo momento della verità, eh? No, parabole diverse in fase subacquea, proprio completamente diverse, diverso anche il dorso. Però il risultato grosso modo è quello, anzi dirò di più, mi sembra che Marcus Rogan abbia l'intenzione di non far andare via troppo l'americano. No, è stato titubante in fase d'ingresso, ne sta approfittando Ashley Delaney in corsia 8, anche se questo è un vantaggio che difficilmente porterà fino a termine della gara. Beh, insomma, comunque sta nuotando a 25-7 di passaggio, gli altri possono far molto meglio come tempo da credito, perché è una persona di 1.52.7, però attenzione alle corsie laterali, ormai molto vincenti in questo mondiale. Guarda, anche Donets si fa vedere, per cui corsia 1 e corsia 8 con al centro i duellanti, Rogan indietro da morire. 53-9 il passaggio di Lochte, come d'altronde Donets, ma addirittura 53-38 Ashley Delaney. È proprio lui abbondantemente sotto il passaggio del record, ma la gara si apre completamente, c'è cambio di passo a centro vasca, sia Lochte che Rogan, che sta spingendo con più efficacia le sue virate, salgono anche con le gambe i due atleti. Rogan parte assolutamente il duello per oro e argento, ancora due vasche e sapremo chi l'avrà vinto. Reazione di Marcus Rogan, che ha recuperato quasi una lunghezza, Luca, e qui viene fuori, si impone addirittura Lochte in questa ultima vasca di andata, ultima vasca di ritorno, passaggio ai piedi pressoché all'unisono, ma con Rogan che cerca di prolungare
Ce la può fare. Il tocco è di Marco Strogan col record del mondo 1:47.84. Beh, grandissima prova, davvero un carattere infinito, un gesto splendido. Grande Marco Strogan, ha colto il successo dopo questi tre giorni di difficoltà. Di più, guarda quanto vale per lui, guarda che esultanza. E ha battuto Ryan Lochte in una forma spaziale. Vale doppio questo record del mondo, 1:47.84 contro 1:47.91. Lochte non ha passeggiato. Grandissima prova dell'austriaco, ma grandissima, sussulto d'orgoglio.